Ciao a tutti bambini, oggi torneremo a parlare degli articoli determinativi. Già la volta scorsa noi avevamo parlato degli articoli determinativi femminile, questa volta invece parleremo degli articoli determinativi maschili. Fate molta attenzione adesso più che alle immagini, alle parole. Guardate un po', abbiamo il prato. Lo scoiattolo, il cuore, i quaderni, gli alunni, il leone, lo zaino, il postino. Cosa hanno in comune tutti questi nomi, tutti questi disegni? Hanno in comune il genere. Infatti sono tutti nomi maschili. Come facciamo a capire che sono nomi maschili? Semplicissimo, da quella piccola parolina che li accompagna. Riguardiamo di nuovo. Abbiamo detto il prato, lo scoiattolo, il cuore, i quaderni, gli alunni. Il leone, lo zaino, il postino. Il, lo, i, gli sono gli articoli determinativi maschili. Quindi gli articoli determinativi maschili sono al singolare il, lo, al plurale i, gli. Il singolare al plurale diventa i. Lo singolare al plurale diventa gli. Ricorda, l'articolo è una parolina breve che serve per dare informazioni sul nome che lo segue. L'articolo, infatti, ci aiuta a capire il genere che può essere maschile o femminile. E il numero, cioè 1, quindi nella grammatica diremo singolare, o tanti, nella grammatica, nell'analisi grammaticale noi diremo che l'articolo è plurale. Ricapitolando la lezione precedente con quella di oggi, diciamo che gli articoli determinativi sono al singolare, il, lo, la, al plurale, i, gli, le. Spero che la lezione vi sia piaciuta. Alla prossima. Ciao ciao, un bacione.